ero fratino nel seminario serafico di Sulmona. Stando tra i cappuccini, qualcuno di essi ogni tanto ci parlava di Padre Pio, il frate in fama di santità della provincia religiosa di Foggia. Ci dicevano che portava le stimmate di Gesù nelle mani, nei piedi e nel costato. Faceva profezie, era dotato di carismi speciali ed era visitato da tanta gente ogni giorno. In quel periodo lessi e rilessi la prima biografia di San Leopoldo Mandic, che era morto nel 1942, 2 anni prima che io entrassi in seminario. Mi dicevo, non ho potuto conoscere padre Leopoldo, ma padre Pio è vivo. La brama di andare da lui per abbracciarlo, ricevere la sua benedizione e chiedergli di pregare per me mi ardeva forte nel cuore. Mi accompagnava dalla mattina alla sera, ma tanto in seminario, come in noviziato e fino al sacerdozio, alla mia richiesta di andare da lui mi rispondevano che a noi cappuccini era vietato perché la nostra presenza poteva essere interpretata come una propaganda a favore di Padre Pio. Questo non solo era assurdo, ma si capiva che era un pretesto giustificabile sulle loro occhi. Mi rassegnavo collocando la cosa nell'ambito dell'obbedienza, ma la speranza di arrivare prima o poi a Padre Pio era sempre forte. Ormai sacerdote, fui trasferito a Pescara, conobbi una famiglia devotissima di Padre Pio. Spesso mi raccontavano dei loro viaggi a San Giovanni Rotondo e dei grandi segni di santità del padre. Conoscendo il mio desiderio, un giorno mi invitarono ad andare in macchina con loro. Il superiore me lo permise, ma sotto la mia responsabilità. Negli anni del seminario più volte mi era venuto in sogno. Un giorno, mentre ero nel piazzale a giocare con i compagni, Padre Pio si affacciò da una finestra del convento e mi sorrideva, sventolando la mano in segno di gioioso saluto. La sera che giungemmo a San Giovanni, accettai di dormire in albergo per non disturbare a quell'ora i frati. Alle 4 del mattino eravamo a pregare con la folla dei pellegrini sul sagrato. Alle 5 entriamo in chiesa. Mi sono fermato in fondo alla chiesa. Mi sentivo indegno, tutto mi sembrava già troppo. Una signora con gentilezza mi disse: Padre, lei è un confratello di Padre Pio, perché si ferma qui? Vada, vada in sacrestia vicino a Padre Pio. Feci in tempo a vederlo e poi seguì la sua messa dal matroneo con alcuni religiosi e vari medici della casa sollievo. Il padre fece il ringraziamento e poi si recò nel confessionale. Io ero incerto sul come avvicinare Padre Pio. Ecco, vedo venirmi incontro il padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. Mi conosceva tramite sua sorella che viveva a Pescara. Vieni, vieni, mi disse affettuosamente. Ti presento a Padre Pio. Entriamo in convento. Padre Pio stava tornando in cella, tenuto sotto braccio da due confratelli. Padre Raffaele mi presenta al padre dicendo: Padre spirituale, questo fraticello viene dall'Abruzzo e si raccomanda alle vostre preghiere. Mi ritrovo sotto braccio al padre, che prima mi scruta con due occhioni neri fino alle midolle e poi dice: Ah sì? E mi sfiora il viso con un ceffone. Io avevo sempre pensato, se mai arriverò a Padre Pio, la prima cosa che merito è un ceffone. Ma il padre immediatamente trasforma quel gesto in una carezza dolcissima, sfiorando il mio viso, poi stringe il mio braccio contro le sue costole così forte da sembrare che non l'avrei potuto più staccare. È quello che farò fino alla morte.